19 episodio di 1914-1918, la Grande Guerra 100 anni dopo. Siamo alla fine della guerra e stavolta parleremo della conferenza di pace di Versailles e delle sue conseguenze. La conferenza di pace di Versailles, come vedremo, inizia nel gennaio del 1919, ma esattamente un anno prima, nel gennaio del 1918, il presidente americano Wilson aveva fissato i 14 punti per una pace giusta, basata sull'autodeterminazione dei popoli che avrebbero dovuto vivere armonicamente. Mentre invece la conferenza di pace di Parigi non tiene minimamente conto, se non formalmente, pro forma di questi 14 punti di Wilson e ognuno bada ai propri interessi esclusivi. È una conferenza di pace vendicativa, soprattutto da parte della Francia nei confronti della Germania. La Francia vuole prendersi una rivincita della guerra in cui era stata sconfitta, la guerra franco-prussiana del 1870, e vuole indietro l'Alsazia e la Lorena, vuole che la Germania sia colpita nelle colonie, nella flotta e soprattutto chiede un risarcimento in marchi oro davvero strepitoso. Non diamo la colpa solo alla Francia, diamola a tutte le potenze che parteciparono alla conferenza di pace e pongono le premesse per quella gravissima instabilità che segnerà la storia tedesca con la Repubblica di Weimar, il crollo della Repubblica di Weimar, l'affermazione del nazismo e quindi la Seconda Guerra Mondiale. Ecco cosa significa una pace punitiva. Una pace che cerca di punire oltre misura gli sconfitti pone le premesse per successive tragedie. Ottobre 1918. Il barone von den Busche arriva a Berlino. Deve raggiungere il Reichstag, dove lo attendono i vertici del governo tedesco. L'uomo porta con sé un messaggio di Erich Ludendorff, capo delle truppe germaniche al fronte. Il testo è chiaro. Parla di un esercito sfinito, dove le riserve sono esaurite. In sintesi, i tedeschi non possono più vincere la guerra. Nelle stanze del Reichstag cala un silenzio gelido. Qualcuno se lo aspettava. Gli altri sono sbalorditi, increduli. Ma chi può smentire Ludendorff? Nessuno meglio di lui ha il polso delle forze armate. Nessuno meglio di lui può emettere una sentenza simile. Anche il Kaiser dovrà prendere atto che i sogni della Germania si avviano verso il tramonto, verso il momento in cui le armi taceranno. Nel quinto autunno di guerra, la Germania e i suoi alleati sono ormai allo stremo. In Medio Oriente, i turchi abbandonano Damasco. Lawrence d'Arabia e le sue truppe di irregolari arabi entrano in città al fianco dell'esercito inglese guidato dal generale Allenby. Anche nei Dardanelli, dove 3 anni prima la marina inglese aveva subito una delle più cocenti sconfitte della sua storia, le cose sono cambiate. Le navi di Sua Maestà possono navigare senza più minacce e pericoli. Il crollo degli imperi centrali si profila anche sul fronte italiano, dove a fine ottobre l'esercito guidato dal generale Diaz, coadiuvato dagli alleati, lancia l'offensiva finale contro gli austriaci. Il Piave mormorò, non passa lo straniero, recita una celebre canzone di guerra destinata a diventare una sorta di inno nazionale. E così sarà. Dopo l'umiliante sconfitta di Caporetto, gli italiani hanno infatti la loro rivincita e gli austriaci sono costretti ad arrendersi. Nella battaglia di Vittorio Veneto, in più di 500.000 saranno fatti prigionieri. Ma prima che il 4 novembre entri in vigore l'armistizio firmato a Villa Giusti, nella sede del Supremo Comando Italiano alle porte di Padova, l'avanzata dell'esercito italiano libera le due città simbolo della guerra,
Trento e Trieste. Ma l'impero austro-ungarico si sta sbriciolando anche al suo interno. Prova ne sono la rivolta dei cechi a Praga, che culmina con la nascita della Libera Repubblica di Cecoslovacchia, e quella dei magiari a Budapest, dove il socialista Michele Károly annuncia l'istituzione della Libera Repubblica di Ungheria. Infine, anche la Bulgaria cede sotto l'avanzata delle truppe serbe. Insomma, sembra tutto finito. E l'ultimo baluardo è rappresentato, come sempre, dai tedeschi, i più forti, quelli che non si arrendono mai. Anche loro, però, sono in difficoltà. Sul fronte occidentale è in atto un'offensiva congiunta degli alleati. Gli inglesi a nord, i francesi nelle zone centrali, le armate statunitensi più a sud, nella regione delle Argonne. La battaglia delle Argonne fu l'ultima grande offensiva dell'intesa sul fronte occidentale. Aveva come scopo quello di ricacciare i tedeschi almeno sulle linee di confine precedenti la guerra. Siamo ormai alla fine della guerra, ma ancora parti non trascurabili del territorio francese e belga sono occupate dagli attaccanti del 1914. Quindi questo è il primo obiettivo. Che viene in parte raggiunto anche per il grosso contributo che in questo caso daranno le unità americane. Ormai allo stremo, i tedeschi decidono di inviare una richiesta di armistizio. Vogliono trattare la fine della guerra, ma non la resa, e scelgono come interlocutore il presidente americano Woodrow Wilson. I tedeschi puntano su Wilson perché si rendono conto che gli avversari immediati, cioè francesi soprattutto e inglesi, hanno un atteggiamento che si rivelerà poi di fatto, diciamo, vincente, punitivo nei loro confronti. Cioè la Germania sa di essere sconfitta, ma mira a un armistizio di tipo tradizionale, cioè ci si vede attorno al tavolo, il vincitore pone certe condizioni ai vinti e così via, mentre succede qualcosa di diverso, che sarà poi Versailles. Questa decisione di scegliere come interlocutore il presidente Wilson si basava su presupposti in parte illusori. Wilson, sì, è vero, aveva un approccio diverso, anche poi lo si vedrà, alle questioni della pace, ma condivideva con i suoi alleati la necessità, l'esigenza di punire comunque la Germania e soprattutto di porre come condizione che non un soldato tedesco fosse ancora su territori che non appartenevano alla Germania. Cioè, quello che Wilson condivideva con gli altri, con i suoi alleati, era qualche cosa che somigliava molto a una resa incondizionata. Al quartier generale alleato di Versailles, i governanti di Italia, Francia e Inghilterra si riuniscono in attesa di conoscere gli esiti delle trattative portate avanti da Wilson. Nel frattempo, anche all'interno della stessa Germania, la situazione si fa sempre più critica. Tra diserzioni e ammutinamenti, le forze di sinistra e tra loro gli spartachisti conquistano sempre più consenso tra la popolazione, che mette in atto scioperi e rivolte. In Germania la sinistra è rappresentata dalla socialdemocrazia, divisa in un'ala moderata, in un'ala più socialista, più energica, e poi si forma una frazione che porterà il nome di spartachisti e poi di comunisti, che numericamente è abbastanza modesta, ma di fatto suscita entusiasmo, adesione e poi usa strumenti di rivolta armata, per cui lo spartachismo paradossalmente diventa politicamente più rilevante che non della sua estensione quantitativa. Non dimentichiamo che è passato appena un anno dalla rivoluzione bolscevica. Quell'esempio, quel modello fa presa anche su una parte della sinistra tedesca. Sono questi gruppi che cercano, appunto, in una Germania sconvolta dalla sconfitta, dal ritorno dei reduci, spesso armati tra l'altro,
dalla dissoluzione parziale delle strutture del potere, di promuovere una sorta di colpo rivoluzionario in qualche modo simile a quello russo. L'impero è ormai alle corde. L'incontro ufficiale con i rappresentanti degli avversari è imminente, ma gli alleati vogliono trattare l'armistizio con un civile, non con un militare. I vertici tedeschi alla fine accettano. Sarà questa decisione a fornire a Hitler in futuro materia incandescente per alimentare un mito, il mito che l'esercito tedesco sia stato tradito dai politici. Novembre 1918. È notte. Un convoglio di auto tedesche solca le strade della Piccardia. Sono diretti nella foresta demaniale di Compiègne. Su quelle auto ci sono gli uomini inviati dal Reichstag a discutere le clausole dell'armistizio. Capo delegazione è Matthias Erzberger, politico esperto e moderato. Le auto viaggiano con fuori la bandiera bianca e un trombettiere francese sul predellino. Ad attendervi ci sono i rappresentanti degli alleati, i generali francesi Ferdinand Foch e Maxime Weygand. Le proposte che vengono fatte a Erzberger sono precise e durissime. Ritirata al di là del Reno, occupazione alleata, continuazione del blocco economico fino alla firma di un trattato ufficiale. Umiliati e impotenti, i tedeschi prendono tempo. L'orgoglio imperiale è duro a morire. Guglielmo II sembra non comprendere la terribile gravità della situazione. Mentre si negozia l'armistizio, vorrebbe rimanere nel suo rifugio di Spa, in Belgio, per poi tornare come Kaiser a Berlino, alla testa del suo esercito. Il capo di Stato Maggiore, Wilhelm Groener, che ha preso il posto di Ludendorff, lo fredda però così. L'esercito ritornerà in patria, in pace e in ordine, dietro ai capi e ai suoi generali, ma non al comando di Vostra Maestà, perché l'esercito non segue più Vostra Maestà. Ma i generali mi hanno prestato giuramento di fedeltà, protesta il Kaiser. E Groener di rimando. Oggi i giuramenti di fedeltà non hanno più valore. Solo a quel punto Guglielmo II comprende che non può che cedere. Così, la mattina del 10 novembre, con una scorta che lo protegge da eventuali attentati, sale sul treno che lo porterà al sicuro nell'Olanda neutrale. Come dinastia regnante, quella degli Hohenzollern finisce con lui. Max von Baden, il primo ministro in carica, si dimette in segno di principesca solidarietà verso il cugino Guglielmo. Al suo posto, indicando un netto cambiamento di prospettiva politica, arriva il socialista Friedrich Ebert. E il primo ordine del suo nuovo governo è rivolto ai negoziatori che ancora stanno valutando le condizioni per l'armistizio di Ferdinand Foch. Per loro l'ordine è perentorio: raggiungere l'accordo salvando il salvabile. Alle 5 del mattino dell'11 novembre 1918 l'armistizio viene firmato. La guerra è conclusa. A Londra i sudditi di Sua Maestà vengono informati con un proclama reale. Si precipitano in piazza, ai cancelli di Buckingham Palace, a Piccadilly Circus, a Trafalgar Square. Le campane suonano in tutta la capitale. Anche negli Stati Uniti, dove la notizia dell'armistizio arriva alle 3 di mattina, la gente si riversa nelle strade con i pigiama sotto i cappotti. Ma la festa più impetuosa è quella di Parigi. La Ville Lumière, che è stata la capitale più vicina a cadere sotto le cannonate tedesche, straripa ora di moltitudini festanti che intonano la Marsigliese. Si narra che il primo ministro francese, il 77enne Clemenceau, travolto dalla marea umana gioiosa e incontenibile, abbia sbottato ad un certo punto: da stamattina mi hanno baciato almeno 500 donne. E sarà proprio a Parigi, precisamente a Versailles, che si danno appuntamento tutti i capi di Stato per la conferenza di pace che ridisegnerà i confini del mondo.
Il 4 dicembre 1918, il presidente Wilson parte per l'Europa sul transatlantico George Washington per partecipare alla conferenza di pace che deciderà il futuro della Germania, dell'Europa e del mondo. Arriva in Francia pochi giorni dopo, il 13. È il primo presidente americano in carica che viene in Europa. Wilson passa il Natale con i suoi soldati, insieme al generale Pershing, a Chaumont. Poi inizia un tour europeo che lo porterà a Londra, dove viene ricevuto da Sua Maestà il re Giorgio V, e a Roma, dove lo attende una folla travolgente. Gli italiani confidano molto in lui e nel suo ostinato perseguire il principio dell'autodeterminazione dei popoli. È proprio in nome di quel principio che sperano vengano accolte le loro richieste di annessioni territoriali. Del resto, Wilson è l'uomo del nuovo mondo, il portatore di un messaggio marcatamente progressista, riassunto nei suoi 14 punti. Il 18 gennaio, e siamo dunque nel 1919, la conferenza di pace si apre a Parigi. Si presentava come una cosa fin da subito diversa da altre conferenze, altri consessi internazionali. Fra i partecipanti c'erano paesi come il Siam, come Cuba, molti paesi latinoamericani, tutti i paesi che in qualche modo appunto avevano deciso di far parte della coalizione antitedesca. I protagonisti assoluti sono quattro: il presidente americano Woodrow Wilson, il primo ministro francese Georges Clemenceau, quello inglese David Lloyd George e l'italiano Vittorio Emanuele Orlando. E Wilson intende riaffermare e imporre i suoi 14 punti. Trova però presto le prime difficoltà. Gli interessi delle potenze vittoriose, che vogliono ricavare i maggiori benefici possibili, territoriali ed economici, dalla sconfitta avversaria, entrano in rotta di collisione con alcuni dei principi che ispirano l'azione del presidente americano. Dei famosi 14 punti, quello a cui Wilson tiene di più è il 14esimo. La proposta più rivoluzionaria di tutte, cioè si doveva costituire una società delle nazioni come una sorta di foro internazionale a cui i paesi avrebbero dovuto ricorrere per risolvere pacificamente le loro controversie e che avrebbe in qualche modo svolto la funzione di regolatore della convivenza fra i paesi. La conferenza si trascina per mesi, faticosamente. Due i momenti più seri di crisi. Il primo, il 7 aprile, per la questione della regione della Saar, rivendicata a gran voce dai francesi contro il parere di Wilson. Il presidente americano minaccia di abbandonare la conferenza. Alla fine l'avrà vinta lui. La Saar rimane tedesca. Il 24 aprile, poi, dopo il rifiuto di Wilson di accettare per intero le rivendicazioni italiane, non sentendosi in alcun modo vincolato dal patto di Londra, Orlando e il suo ministro degli esteri Sidney Sonnino, indignati, fanno addirittura ritorno a Roma. La loro protesta durerà due settimane, ma malgrado questi incidenti, la conferenza va avanti. Alla fine, le sedute complessive saranno ben 67. Uno dei terreni di scontro tra i quattro vincitori alleati è costituito dalle ex colonie tedesche appena conquistate, che non saranno più restituite alla Germania. La soluzione decisa dopo le mediazioni è quella di istituire un sistema di mandati. Sarà la nuova Società delle Nazioni ad affidarli alle potenze vincitrici. Anche i territori dell'ex impero ottomano vengono in questo modo distribuiti come mandati: alla Francia la Siria e il Libano, per la Gran Bretagna la Mesopotamia, l'Iraq odierno insomma, e i territori palestinesi della Transgiordania. Lì i britannici si impegnano a creare un focolare nazionale per gli ebrei. Ma queste decisioni scontentano molti, e in particolare gli arabi. La loro delegazione, guidata dal principe Faisal, non riesce a vedersi riconosciuto il diritto a uno Stato proprio. Solo il 7 maggio anche i tedeschi sono convocati nella sala della conferenza. La loro delegazione è guidata dal ministro degli esteri, il conte Brockdorf Rantzau, che fa parte del nuovo governo della cosiddetta Repubblica di Weimar.
Repubblica di Weimar. Innanzitutto è il caso di dire perché si chiama Weimar, prendendo il nome di una città importante della Turingia, storica, dove si è fatta la Costituzione. Cioè, la Germania fa una nuova Costituzione, che tra l'altro oggi è considerata tra le più perfette, liberal-democratica, a Weimar, e da allora è rimasto questo nome, no? Repubblica di Weimar. Perché era Weimar? Perché Berlino era diventata pericolosa. È un dettaglio paradossale. La Costituzione non viene fatta nella capitale, perché la capitale è ancora in preda a delle crisi interne. I tedeschi protestano contro le dure condizioni che vengono loro imposte. L'unico che sembra comprenderli, l'unico a ricercare fino all'ultimo una mediazione, è il primo ministro inglese Lloyd George. Teme che una punizione troppo dura possa alimentare la sete di rivincita, ma sarà messo in minoranza. Clemenceau non sente ragioni. I tedeschi stavolta la devono pagare in nome dei milioni di morti francesi. Alla fine, a passare tra i vincitori è questa linea più revanchista. E il trattato imposto ai tedeschi è veramente duro. Quello che si chiama così il Diktat di Versailles ha vari aspetti. C'è l'aspetto dell'amputazione di alcune regioni orientali. Poi ci sono le riparazioni di guerra. A insistere sul pagamento delle riparazioni e a fissarne l'entità nei termini che poi sarebbero stati fissati, i famosi 132 miliardi di marchi oro, cioè agganciati al metallo prezioso, furono soprattutto i paesi che più direttamente avevano subito l'offensiva tedesca, la Francia e il Belgio. La cosa più grave è stato parlare di responsabilità, anzi di colpa tedesca per l'inizio della guerra del 14. Ciò che forse più umilia e fa infuriare i tedeschi, infatti, è il preambolo alleato alle clausole di riparazione. La Germania deve accettare la responsabilità propria e dei suoi alleati di aver provocato tutte le perdite e i danni che gli alleati, i governi associati e le loro nazioni hanno dovuto subire a causa di una guerra che è stata loro imposta dall'aggressione della Germania e dei suoi alleati. Raramente nella storia una clausola così breve ha avuto ripercussioni così grandi. Questa colpa, con tutte le cariche emotiva e con in fondo un giudizio morale, no? Ha provocato più reazioni che non le altre misure di cui abbiamo parlato, le riparazioni e così via, perché colpiva le persone, come dire, normali, cioè non soltanto i fanatici nazionalisti, no? Perché l'idea di sentirsi attribuire quella terribile tragedia in maniera unilaterale era sbagliata. Il presidente tedesco Friedrich Ebert, dopo una consultazione con gli alti comandi dell'esercito, capisce che non ha alternative. Se rifiutasse di firmare quel trattato di pace, la Germania non sarebbe in grado di ricominciare la guerra. Il documento sarà firmato al Palazzo di Versailles, nella Sala degli Specchi. Wilson è riuscito a ottenere la sua Società delle Nazioni, a cui viene in qualche modo affidata la gestione della pace futura. Dalla società rimane esclusa la Germania, e per ovvi motivi. Ma per ironia della sorte, anche gli Stati Uniti non ne faranno parte. Il Senato americano voterà infatti contro la richiesta avanzata dal presidente Wilson. Nonostante le difficoltà, si cerca comunque di guardare avanti. Del resto il mondo, soprattutto quello europeo, ha nuovi confini e nuovi orizzonti. La carta del 1919-20 non ha quasi nulla a che fare con quella del 1915 e semmai è un po' più simile a quella di oggi, diciamo del dopo 1989. Ecco. Nel 14 in Europa ci sono tre imperi. Questi tre imperi, chiamiamoli continentali, che sono il tedesco, l'austro-ungarico e russo-zarista, si dissolvono, ma
siccome hanno natura diversa, si dissolvono in maniera diversa. La Germania semplicemente subisce un processo faticoso di, chiamiamola democratizzazione, che finisce male. L'impero austro-ungarico è quello che, o asburgico, è quello che più evidentemente si dissolve. E poi addirittura l'Austria entrerà a far parte del Grande Reich. E la storia dell'Unione Sovietica è ancora, come dire, a parte. L'impero ottomano viene in un primo tempo completamente cancellato dalla carta europea e insidiato e in qualche modo occupato anche nella sua parte anatolica, con la storia dell'impero ottomano. Andiamo però fuori dai confini dell'Europa. Nel resto del mondo cambia veramente molto poco. E alla fine della conferenza di pace, anche le fontane di Versailles tornano a zampillare. Non accadeva dal 1914. Ad ammirare gli zampilli delle fontane di Versailles passano un po' tutti i capi di Stato, i diplomatici, i rappresentanti che hanno dato vita alla travagliata conferenza. Tra di loro tanti insoddisfatti, tra i perdenti prima di tutto, ma anche tra i vincitori. Gli italiani, ad esempio, non hanno ottenuto tutto ciò che volevano. E questo sarà un problema anche negli anni a venire. La delegazione italiana alla conferenza ha due leader, Vittorio Emanuele Orlando, presidente del Consiglio, e Sidney Sonnino, ministro degli esteri. C'è una parodia nei confronti di Orlando che lo presenta come pateticamente facile all'emozione, eloquente, molto. Chi comanda davvero, chi guida davvero le danze tra gli italiani è l'esperto Sidney Sonnino. Il roccioso, arcigno e tutto d'un pezzo Sidney Sonnino. Nel 1915 Sonnino ha già condotto i negoziati per il patto di Londra. Sonnino vuole che l'Italia ottenga non solo delle frontiere terrestri che consentano la difesa nazionale in Alto Adige e in Istria, ma anche una posizione di predominio nell'Adriatico. Tutto questo c'è dentro la discussione, ma quanto sono disposti a capirlo gli alleati? Il 7 febbraio 1919 Orlando e Sonnino presentano alla conferenza il memorandum ufficiale nel quale si riepilogano le richieste italiane. Esse sono le stesse di quelle del patto di Londra, quelle concordate con gli alleati del 1915. Ma c'è un ostacolo che a Londra non c'era: il presidente americano. Wilson, in sintesi, non riconosce il patto di Londra. Il 19 aprile, il sabato prima di Pasqua, si apre una discussione che dura sei giorni. Lo scontro è duro. Wilson, il presidente degli Stati Uniti, è immedesimato nella sua politica della autodeterminazione dei popoli. Allora non capisce il fatto che il governo italiano intenda considerare legati i suoi alleati del primo momento, e cioè l'Inghilterra e la Francia, al patto di Londra. E nel patto di Londra c'è la Dalmazia, quindi si vanno a urtare i piedi agli slavi, e non c'è Fiume, e quindi non si rispetta l'autodeterminazione dei popoli, perché anche Fiume è una città multietnica e poliglotta come Trieste, ma a maggioranza i fiumani si schierano per l'Italia. Gli slavi però, dal canto loro, dichiarano di essere pronti a combattere qualora l'Italia avesse ottenuto Fiume o la costa dalmata. E Wilson li spalleggia. Non vuole concedere la Dalmazia all'Italia. Sonnino fa sentire la sua voce e rivendica il sacrificio dei suoi soldati. Sostiene inoltre che se l'Italia non fosse tornata con il bottino pieno, il paese rischiava di finire preda degli estremisti. Quando Wilson si rende conto di non riuscire a superare la ostilità della delegazione italiana, scrive una sorta di messaggio diretto, attenzione, al popolo italiano, non al governo, al Parlamento, eccetera, in cui praticamente perora la sua posizione e di fatto invita il popolo a sconfessare i suoi governanti. L'idea che i popoli siano liberi di autodeterminarsi
è che venga da molto lontano. È una linea politica che fatica ad affermarsi e non fatica ad affermarsi soltanto in Italia. E di fronte a questa iniziativa clamorosa, la delegazione italiana, con in testa appunto Orlando, decide che deve fare qualcosa di visibile, di clamoroso, e abbandona la conferenza. Il governo Orlando può pensare di prendere tempo e di tornare a Roma, magari anche solo per farsi confermare dal Parlamento italiano la linea politica complessa che sta cercando di affermare, e cioè pretendere il rispetto del patto di Londra, il che significa la Dalmazia, e interpretare la volontà dei fiumani di sentirsi italiani e di entrare quindi nel Regno d'Italia, magari lievitandola e legittimandola con il nuovo principio wilsoniano statunitense e più in generale con il principio e con la idealità dell'autodeterminazione dei popoli. Questo perciò il governo italiano pensava di poter tornare, i governanti italiani pensavano di poter tornare a Versailles più forti di prima. In realtà quando tornano scoprono che gli alleati non si sono comportati propriamente da alleati, hanno fatto quello che volevano loro comportandosi da alleati più grossi. Alla fine l'Italia firmerà il trattato ed è così che negli ambienti italiani più nazionalisti comincia a serpeggiare un forte malcontento. Hanno negato anche al patriottismo italiano di godersi la vittoria. E Gabriele D'Annunzio conia per l'occasione una locuzione che passerà alla storia, la vittoria mutilata. Espressione catastrofica, perché l'Italia non aveva mai vinto una guerra così grande e difficile. Qui appunto un grande poeta che ti dice: non è una vera vittoria, è una vittoria sconfitta, è una sconfitta vittoria, è una vittoria mutilata, come ci sono centinaia di migliaia di soldati mutilati che arrivano senza una gamba, senza un braccio, così l'Italia arriva con una vittoria mutilata perché non ci danno Fiume, se dobbiamo prendere, perché ci negano magari o tentano di negarci una parte della Dalmazia, insomma non ci trattano come sarebbe stato giusto. Rispetto al patto di Londra, l'Italia ottiene solo il Trentino e il Sud Tirolo, oltre all'area comprendente Trieste, Gorizia e l'Istria. Molto poco ottiene riguardo a quanto pattuito sull'Adriatico e la Dalmazia. Mentre a Parigi si discute di pace, di confini, di punizioni, di prebende, di torti e di ragioni, in un altro angolo del mondo si continua a combattere. È una guerra civile, dura, aspra, che segnerà non solo il destino di quella nazione, ma anche quello del mondo negli anni a venire. In Russia, dopo la rivoluzione di ottobre, Lenin e i suoi bolscevichi hanno preso il potere. Ma molti loro connazionali, rimasti legati al vecchio regime zarista, non ci stanno. Spalleggiati dagli occidentali, iniziano una guerra civile che è senza esclusione di colpi. Il teatro di questo scontro è soprattutto la fredda e remota Siberia, un posto impervio, anche per fare la guerra. In Russia, nel 1919, l'ammiraglio Alexander Kolchak è a capo della coalizione anticomunista, quella nota anche con il nome di Armata Bianca. Nonostante qualche riserva da parte di Lloyd George e Woodrow Wilson, è lui, Kolchak, ad essere riconosciuto ufficialmente quale vero leader della Russia, anche dagli alleati riuniti a Parigi per la conferenza di pace. Nel mondo capitalista, i comunisti fanno paura e in qualche modo bisogna sconfiggerli. Quando il governo bolscevico comunista prende la decisione di uscire dalla guerra, di fare una pace separata con la Germania, la reazione occidentale è di paura e di scandalo, perché temevano quello che poi sarebbe in parte successo, che la Germania avrebbe potuto buttare tutte le sue forze contro l'Occidente. Poi va detto che la faticosa crisi di assestamento della Russia comunista, con delle tensioni interne, i rossi, i bianchi,
aveva creato l'impressione in Occidente, che evidentemente aveva altri interessi prioritari, che l'esperimento non avrebbe funzionato. Allora direi che il timore era più riferito alla radicalizzazione interna dei socialismi e della classe operaia che non alla potenza dell'Unione Sovietica, come sarebbe successo poi. Gli uomini di Kaltchak sono armati dagli occidentali, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra e anche dall'Italia, gli vengono inviati in appoggio dei rinforzi. La Russia è ormai un campo di battaglia, rossi contro bianchi. Il trattamento riservato ai prigionieri, da una parte e dall'altra, è durissimo. Gli scontri feroci. L'armata rossa, capeggiata da Trotsky, conta circa 5 milioni di uomini. È dura da sconfiggere. Nell'estate del 1919, però, gli alleati cominciano a ritirarsi. Stanno perdendo tanti uomini. 200 soldati americani, ad esempio, caduti su quel campo di battaglia, sono troppi. Troppo difficile da spiegare quella guerra, non solo alla popolazione, ma anche agli stessi soldati. Ecco cosa scrive, ad esempio, un tenente americano in un suo diario. Non un soldato sapeva neppure vagamente perché aveva combattuto o perché stava ora partendo, o perché i suoi compagni erano rimasti lì sotto quelle croci di legno. L'unico nello schieramento dei paesi vincitori che vorrebbe far proseguire il forte impegno militare alleato nella guerra civile russa è il ministro della guerra britannico Winston Churchill, che vede nel comunismo la grande minaccia per il futuro. Ma il suo primo ministro, Lloyd George, è contrario e ordina di ridurre il numero delle sue truppe. La guerra al bolscevismo è dunque sostanzialmente lasciata nelle mani degli stessi russi. Così, quando gran parte della Russia settentrionale è sotto il controllo dei bianchi e i comunisti sono ormai incalzati da ogni lato, gli uomini di Trotsky riescono a riorganizzarsi e possono puntare a schiacciare definitivamente l'opposizione interna. Le forze dell'Armata Rossa passano al contrattacco e l'esercito di Kaltchak arretra. I bolscevichi puntano le loro forze contro la strategica città di Ufa. Lo scontro è terribile, ma Ufa viene conquistata. L'Armata Rossa può sfondare le difese bianche sugli Urali. L'esercito di Kaltchak si disintegra rapidamente. Dopo le sconfitte militari, affiorano i problemi interni e l'ammiraglio viene isolato. Dopo varie vicissitudini, sarà catturato e giustiziato con un colpo di pistola dietro la testa il 7 febbraio del 1920. Lenin e Trotsky hanno vinto. Sulla scia della Prima Guerra Mondiale, la storia ha posto altre basi del suo futuro. La Russia è comunista. Secondo molti, una minaccia per l'Europa e per il mondo intero. Intanto, nell'Europa occidentale si cerca di tornare alla normalità, ma la tragedia è dura da dimenticare. Sul fronte occidentale intere città sono distrutte. Si lavora incessantemente per recuperare, per seppellire i morti, per identificarli. È per ricordare questi uomini sfortunati che un ufficiale inglese ha un'idea che in qualche modo segnerà la storia. Il tenente colonnello Williams ha combattuto tra le fila dell'esercito inglese a Neuve-Chapelle, sulla Somme e a Ypres. Dopo l'armistizio è a capo di un contingente di 5.000 uomini. Sono tutti volontari, vengono da tutta Europa. Hanno il compito di riesumare i resti dei soldati caduti, identificarli e seppellirli di nuovo. Williams ha un'idea. Prendere le spoglie di uno dei tanti soldati senza nome caduti sul fronte occidentale e portarle in Inghilterra. Quella tomba potrà diventare luogo di preghiera per le migliaia di genitori, di vedove, di figli, i cui cari risultano dispersi. In un primo momento il Ministero della Guerra si dimostra scettico, ma Williams non si dà per vinto. Così, nell'autunno del 1920, gli viene chiesto di scegliere 5 soldati senza nome, morti sui principali campi di battaglia. Tra questi 5 ne verrà scelto uno, quello che diventerà il milite ignoto. Molti paesi si adeguano. Ognuno avrà il suo milite ignoto e anche l'Italia non sarà da meno. La memoria, però, deve presto lasciare spazio alle conseguenze politiche del conflitto. Nuovi inquietanti scenari stanno per aprirsi, a cominciare proprio dall'Italia. A Roma, dopo la conferenza di Parigi, il governo di Vittorio Emanuele Orlando si dimette.
nuovo presidente del Consiglio diventa Francesco Saverio Nitti. Liberale di orientamenti progressisti, non è per nulla animato da sentimenti dichiaratamente nazionalisti. Il presentimento che l'Italia stia per rinunciare definitivamente a Fiume, senza colpo ferire, spinge D'Annunzio a comandare una spedizione militare che il 12 settembre del 1919 riesce a occupare la città. Come Mussolini di lì a poco diventerà il duce, così tra il 19 e il 20 D'Annunzio a Fiume diventa il comandante. Alla testa di reparti di regolari ammutinati, e non è bello, ovviamente, quando si verificano degli ammutinamenti nell'esercito. Ma poi l'altro fenomeno che caratterizza il fiumanesimo è che accorrono molti volontari, soprattutto giovanissimi, a Fiume, e che gli abitanti di Fiume, a maggioranza, si schierano per l'Italia. E così abbiamo questo fenomeno di non facile decifrazione politica che è il fiumanesimo. A novembre le elezioni sconvolgono l'assetto politico. Il Partito Socialista conquista ben 156 seggi, diventando il primo partito italiano, mentre il nuovo Partito Popolare di Don Luigi Sturzo, alla sua prima prova elettorale, conquista immediatamente ben 100 seggi. Nei primi mesi del 1920, proteste, violenze e scioperi si susseguono nel paese in maniera praticamente ininterrotta. Mentre i lavoratori agricoli occupano le terre, nelle città sono soprattutto gli operai metalmeccanici a organizzare agitazioni che culminano, in settembre, nell'occupazione di molte fabbriche. È il cosiddetto biennio rosso e tante proteste provocano allarme in una parte del paese. Sono in molti a temere una rivoluzione di tipo sovietico, mentre altri invece la sognano. Una reale minaccia rivoluzionaria in Italia probabilmente non ci fu neanche nel momento più alto, e che è anche quello finale poi del biennio rosso, che è l'occupazione delle fabbriche del settembre 1920. Ma a fare propri gli slogan rivoluzionari più spinti era la maggioranza del più importante partito italiano, ovvero il Partito Socialista. Se guardiamo a tutto questo, noi possiamo dire sì, che la rivoluzione probabilmente in Italia non si sarebbe potuta sviluppare in quei termini, ma che la percezione di una minaccia era molto forte e non poteva non esserlo. La risposta italiana a questa paura prenderà le forme di un movimento che non tarderà a farsi strada nel paese, a conquistare consenso popolare, fino ad arrivare a dominarlo: il fascismo. È una situazione fluida, quella del 19 e del 20, o diciamo in un'altra maniera, è un crocevia politico in cui si poteva andare verso sinistra e verso destra. Ecco, il fascismo per un po' pensa di poter prendere il potere con una rivoluzione nazionale. Rivoluzione sì, ma nazionale. Nazionale sì, ma rivoluzione. Invece sarà grosso modo, molto grosso modo, una controrivoluzione. Anche in Germania la paura della rivoluzione è forte. L'onda lunga dell'ottobre del 1917 tarda a perdere la sua potenza suggestiva. I comunisti a Berlino, a Monaco, non parlano più di riforme, ma proprio di rivoluzione. Una rivoluzione socialista, radicale in Germania nel 18-19, non c'erano le condizioni per farlo. Non c'erano le condizioni per farlo. Il discorso si sposta più che sullo spartachismo, sul socialismo di sinistra, i cosiddetti indipendenti, che per esempio non hanno avuto la forza di realizzare quelle che si chiamavano le socializzazioni, cioè una forma di controllo dello Stato, delle grandi industrie del carbone, dell'acciaio. Per rispondere alla domanda diretta che si è fatto per tanto tempo, in Germania poteva essere fatta una rivoluzione socialista, chiamiamola così, direi di no. Ma a prendere di mira la neonata Repubblica di Weimar non ci sono solo, da un lato, i comunisti,
La attaccano anche i nazionalisti, delusi e frustrati dall'atteggiamento troppo remissivo tenuto nelle trattative post-belliche. È in questo contesto che Adolf Hitler, reduce della Prima Guerra Mondiale, si distingue tra le fila di un piccolo movimento bavarese, il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori, uno dei tanti eserciti privati che pattugliano le strade tedesche per proteggerle, a loro dire, dalla minaccia bolscevica. Il nazionalsocialismo diventa politicamente rilevante nella storia tedesca quando è già in crisi il sistema politico weimariano. È nel 30 che il Partito Nazionalsocialista incomincia a guadagnare voti e poi va avanti e diventa, non diventerà mai il partito maggiore, tra l'altro. E certamente utilizzerà gli elementi del 18-19, il dittato di Versailles, le catene di Versailles, l'umiliazione di Versailles, il fatto, il mito anche positivo dell'agosto del 14 come momento della grande nazione tedesca, il tradimento del 18 da parte degli spartachisti, dei comunisti, ma sono memorie che il movimento riattiva in un contesto politico diverso del 30, dopo la crisi del 29. Quello che voglio dire è evitare una specie di cortocircuito, no? Per cui la fine della guerra provoca il nazionalsocialismo. No, la fine della guerra provoca delle grandi tensioni, contraddizioni, conflitti sociali che vedono comunisti, che vedono anche i nazisti. Ma il nazionalsocialismo come partito che poi va al governo, che crea la dittatura hitleriana, è successivo. La Repubblica di Weimar riesce inizialmente a sopravvivere agli attacchi, anche violenti, che subisce. Falliscono così un primo tentativo di colpo di Stato effettuato da Wolfgang Kapp a Berlino nel marzo 1920, poi un secondo, sferrato proprio da Hitler a Monaco nel 1923. Nelle file degli anonimi sostenitori del futuro Führer, nel giorno di quel tentato putsch, viene notata l'imbarazzante presenza di un protagonista della Prima Guerra Mondiale, il generale Ludendorff. Ma 16 sostenitori di Hitler rimangono uccisi quel giorno e il New York Times potrà commentare: il putsch di Monaco segna la definitiva uscita di scena di Hitler e dei suoi seguaci nazionalsocialisti. Una sortita incauta, o quantomeno ingenua, anche se per il momento il presidente Ebert ha riaffermato la sua autorità. E il fatto che quel democratico governo tedesco ottenga la riduzione dell'importo delle riparazioni di guerra da pagare e l'ammissione nel 1925 a Locarno della Germania nel sistema di sicurezza europeo sembra davvero far scomparire i fantasmi totalitari. La Repubblica parlamentare sembra in grado di riprendere anche sul piano internazionale, anche verso gli ex nemici. Inizia una politica di intesa, si possono correggere certe esagerazioni del diktat di Versailles, no? Poi nel 29 arriva la crisi del 29 che manda di nuovo in difficoltà il sistema parlamentare e da lì verrà fuori il nazionalsocialismo come movimento, come lo conosciamo noi. Nel 1933 Hitler e il suo partito nazionalsocialista riusciranno a distruggere quel cammino che avrebbe potuto segnare il definitivo ritorno della Germania alla vita normale. La storia sta per consegnare il destino del continente nelle mani di due reduci della Prima Guerra Mondiale. Due uomini, dediti nel dopoguerra alla lotta contro il comunismo prima, alla costruzione del proprio culto della personalità poi. Si chiamano Adolf Hitler e Benito Mussolini e nel breve volgere di pochi anni ricondurranno l'Europa verso una nuova e ancor più sanguinosa guerra. Il Porto Sepolto del 1916, primo importante libro di Giuseppe Ungaretti, è un diario lirico di guerra. Anche Ungaretti partecipa alla campagna interventista. Anche lui si arruola volontario, 19° reggimento di fanteria,
e parte alla volta del fronte del Carso. Lì lo attende la guerra vera, quella di trincea, una dimensione in cui la scintilla della poesia pare estinguersi sotto la cenere di un fuoco che brucia uomini e cose. Ma quella scintilla, Ungaretti prova a tenerla viva. La Grande Guerra è stata dunque un evento tragico e in qualche modo, come abbiamo visto, è stata tragica anche la conferenza di pace, o almeno tragiche le conseguenze che verranno 20 anni dopo, poco più di 20 anni dopo, in modo luttuoso con la Seconda Guerra Mondiale. Ma forse anche per questo, senso di precarietà, per questo senso che non tutto era definito, cominciano ad avere grande successo e grande interesse i libri di cui ci occuperemo nella prossima puntata, di Stuparic, di Jaier, di Serra, di Lussu, Palazzeschi, Malaparte, che parlavano dell'esperienza di grandissimi scrittori italiani nella prima guerra a confronti della Germania. La Francia vuole prendersi una rivincita della guerra in cui era stata sconfitta, la guerra franco-prussiana del 1870, e vuole indietro l'Alsazia e la Lorena, vuole che la Germania sia colpita nelle colonie, nella flotta e soprattutto chiede un risarcimento in marchi oro davvero strepitoso. Non diamo la colpa solo alla Francia, diamola a tutte le potenze che parteciparono alla conferenza di pace e pongono le premesse per quella gravissima instabilità che segnerà la storia tedesca con la Repubblica di Weimar, il crollo della Repubblica di Weimar, l'affermazione del nazismo e quindi la Seconda Guerra Mondiale. Ecco cosa significa una pace punitiva, una pace che cerca di punire oltre misura gli sconfitti, pone le premesse per successive tragedie. Per i centrali si profila anche sul fronte italiano, dove a fine ottobre l'esercito guidato dal generale Diaz, coadiuvato dagli alleati, lancia l'offensiva finale contro gli austriaci. Il Piave mormorò, non passa lo straniero, recita una celebre canzone di guerra destinata a diventare una sorta di inno nazionale. E così sarà. Dopo l'umiliante sconfitta di Caporetto, gli italiani hanno infatti la loro rivincita e gli austriaci sono costretti ad arrendersi. Nella battaglia di Vittorio Veneto, in più di 500.000 saranno fatti prigionieri. Ma prima che il 4 novembre entri in vigore l'armistizio firmato a Villa Giusti, nella sede del Supremo Comando Italiano alle porte di Padova, l'avanzata dell'esercito italiano libera le due città simbolo della guerra, Trento e Trieste. Ma l'impero austro-ungarico. 19° episodio di 1914-1918, la Grande Guerra 100 anni dopo. Siamo alla fine della guerra e stavolta parleremo della conferenza di pace di Versailles e delle sue conseguenze. La conferenza di pace di Versailles, come vedremo, inizia nel gennaio del 1919, ma esattamente un anno prima, nel gennaio del 1918, il presidente americano Wilson aveva fissato i 14 punti per una pace giusta, basata sull'autodeterminazione dei popoli che avrebbero dovuto vivere armonicamente. Mentre invece la conferenza di pace di Parigi non tiene minimamente conto, se non formalmente, pro forma di questi 14 punti di Wilson e ognuno bada ai propri interessi esclusivi. È una conferenza di pace vendicativa, soprattutto da parte della Francia. Ottobre 1918. Il barone von den Busche arriva a Berlino. Deve raggiungere il Reichstag, dove lo attendono i vertici del governo tedesco. L'uomo porta con sé un messaggio di Erich Ludendorff, capo delle truppe germaniche al fronte. Il testo è chiaro.
parla di un esercito sfinito, dove le riserve sono esaurite. In sintesi, i tedeschi non possono più vincere la guerra. Nelle stanze del Reichstag cala un silenzio gelido. Qualcuno se lo aspettava. Gli altri sono sbalorditi, increduli. Ma chi può smentire Ludendorff? Nessuno meglio di lui ha il polso delle forze armate. Nessuno meglio di lui può emettere una sentenza simile. Anche il Kaiser dovrà prendere atto che i sogni della Germania si avviano verso il tramonto, verso il momento in cui le armi taceranno. Nel quinto autunno di guerra, la Germania e i suoi alleati sono ormai allo stremo. In Medio Oriente, i turchi abbandonano Damasco. Lawrence d'Arabia e le sue truppe di irregolari arabi entrano in città al fianco dell'esercito inglese guidato dal generale Allenby. Anche nei Dardanelli, dove 3 anni prima la marina inglese aveva subito una delle più cocenti sconfitte della sua storia, le cose sono cambiate. Le navi di Sua Maestà possono navigare senza più minacce e pericoli. Il crollo degli